Il compasso d'oro nel sistema italiano del design è un punto fondamentale. Il compasso d'oro è il più antico premio di design italiano con una rilevanza di carattere direi internazionale se non mondiale. È un premio di assoluta eccellenza che si muove da sempre nella logica di un premio istituzionale. A differenza di tutti gli altri premi che hanno comunque valenza commerciale, il Compasso d'Oro nel tempo, nella sua lunga storia, con più di 60 anni che svolgiamo questo premio, ha rilasciato solo 320 premi. Un strumento fondamentale per le aziende per non solo gratificare un percorso culturale, economico o di visibilità, ma è un premio che testimonia l'assoluta eccellenza di una metodologia. Il Compasso d'Oro ha un percorso lungo e unico nel suo genere. Abbiamo voluto dare scientificità al percorso. L'idea di Giancarlo Liprandi, fondatore di questa metodologia, era quella di ridurre al minimo la discrezionalità delle scelte e attribuire appunto metodologia oggettiva. Come si svolge l'index? Si svolge in 2 anni attraverso una commissione di oltre 100 esperti in diversi settori. Diversi settori perché il Compasso d'Oro vuole rappresentare lo spettro più vasto possibile di incidenza del design. Ci sono diversi passaggi. La prima è una selezione territoriale, un vero e proprio scouting nelle eccellenze italiane. Il nostro territorio è un territorio lungo, dove il design non è più concentrato solo in alcune regioni, ma è assolutamente diffuso. È una sorta di DNA presente nel nostro sistema, produttivo. Dopo la selezione territoriale si passa a delle commissioni di carattere tematico dove degli esperti fanno una cernita importante in base a dei criteri di valutazione che fanno riferimento a un documento programmatico importante che è Design Memorandum, ovvero un sistema di valori su cui vengono analizzate tutti i progetti, quindi un'idea, un'identità culturale prima di tutto. Alla fine di questo lungo percorso abbiamo costruito una selezione finale con una commissione scientifica fatta da 5 persone di riferimento che hanno il compito di distillare al massimo questa selezione. Analizziamo più di 1.000 prodotti all'anno per arrivare a selezionare circa 150. 150 un anno, sommati ai 150 dell'anno successivo, rappresentano 300 prodotti nei quali vengono selezionati poi non più di 20 compassi d'oro. Quindi è un percorso scientifico serio, che certamente non dà una fotografia esaustiva del panorama del design italiano, ne dà una fotografia però plausibile. È l'unico annuario, del design presente in Italia con questa metodologia. A questo annuario, da 2 anni abbiamo sommato anche un percorso di comunicazione legato a 2 mostre importanti che concludono questo percorso, una mostra a Milano e una mostra a Roma, un appuntamento ormai fisso che vede crescere la partecipazione e la visibilità per aziende e progettisti.